LGBT eccetera eccetera, è il prodotto delle politiche dell'identità, cioè delle che avevano come orizzonte massimo di realizzazione nell'ambito del mondo LGBT, che ognuno se ne stava nel proprio angolino, ma che all'occorrenza durante il Pride si poteva marciare all'interno dello stesso corteo, avendo agende politiche totalmente. Allora, al Pride io non ho nessun tipo di identificazione. Mi parli mia madre che sono entro la sera venuti a Pride. Scusami un attimo. Dov'è il problema? Il problema è che io non ho, cioè tu identifichi questo accrescersi dell'LGBT eccetera eccetera come un effetto della teoria queer, yes, o della politica queer. No, io invece ritengo esattamente il contrario, cioè che invece il queer avrebbe, come dire, sfumato queste differenze messe e giustapposte una accanto all'altra. È proprio una visione, diciamo. Sentiamo lui e poi. Tra ignorante, non storico, non filosofo, non studioso, mi sembra un approccio estremamente limitante, poiché definisce troppi vincoli. Perché definisce un po' limitante. Sono a metà della frase, fammela concludere. Abbi pazienza, ti ho ascoltato per quasi 2 ore. Sì. Quindi, al di là dell'acidità e di tutto, ascoltiamoci, no? Se ha senso avere un momento di scambio, altrimenti. Sì, dicevi. Sì, no, però ci tengo a dire una frase all'inizio alla fine. Io ritengo, da persona eterosessuale, ritengo estremamente aberrante, antico, se ho usato il concetto di moderno, ma una lotta proprio di chiusura, quella di porre dei limiti e quasi dei doveri in un qualcosa che è l'azione di una persona, la dico in maniera molto ignorante, cioè andare a porre questi vincoli, questi limiti, nei comportamenti, nelle interazioni sociali, nell'interazione uomo-uomo, uomo-donna, donna-uomo, donna-donna, mi sembra veramente qualcosa che non porta da nessuna parte, non c'è beneficio per nessuno. Massimo rispetto per tutte quelle che sono state le lotte dell'attivismo gay, e avete fatto qualcosa di soltanto positivo per persone che avevano problemi, avevano fatica ad avere dei diritti di base riconosciuti. La dico una battuta, la Costituzione è molto più queer di tante altre cose, quando non vuole porre nessuna differenza di sesso, religione, orientamento, eccetera, no? No, la Costituzione non parla di orientamento. Vabbè, diciamo noi che chiediamo la risposta. No, orientamento. No, l'orientamento è una cosa diversa, sì, è vero. No, hai ragione. Su questo hai ragione. Quello che voglio dire, in sintesi estrema, è in un'epoca in cui i modelli di mascolinità, di femminilità sono quanto di più convergente e confuso e sposano, se vuoi, delle conquiste e delle libertà, che senso ha pro quo, per dirla così, andare ancora a ribadire il gay deve essere gay così? Poi tu ti faccio un'osservazione, ti rispondo con tre domande. Volevo farti un'altra osservazione. Dalle tue parole, la parola donna, femmina, lesbica non è mai uscita. Tu parli sempre e solo di gay e di uomini. Tutto quello che hai detto, hai la registrazione. Se non sarebbe stato più chiaro. Hai la registrazione. Ti voglio fare notare, hai visto che l'hai registrato, occhio a questa cosa, te lo dico da formatore sulla comunicazione. Hai un'attenzione al mondo gay che mi sembra talmente autoreferenziale, al punto tale che anche nei momenti in cui. Ascoltalo. Non ci accavaliamo. Che anche nei momenti in cui ci sono degli elementi, diciamo, della parte queer, no, rappresentata da Cristian, che possono essere assolutamente in comune con molte lotte gay, come diceva lui, le usi per ribaltare. Ma perché? Posso rispondere? Certo. La prima domanda è se è così poco importante definirsi, perché ci hai tenuto a specificare di essere etero? L'ho voluto dire. Prego, scusa, sono breve domande. Sì. È un'osservazione. Secondo, io parlo di maschio, dei maschi, perché ho frequentato collettivi femministi che se mi azzardavo a dire voi donne dovete, mi cavavano la pelle. E tu sei un maschio eterosessuale, sei abituato a parlare a nome delle donne, che evidentemente tu possiedi, ma io ho un'altra esperienza. Per cui voglio che le donne parlino delle donne. Le donne devono parlare in prima persona. Allora, io vengo da un'esperienza in cui le donne parlano in prima persona, non mandano i maschi a parlare. Ma chi ha mandato cosa? Ma no, c'è una storia femminista comunque lui ha parlato di lei. Io non mi appartengo. Io ho avuto degli scambi molto paritari. Sì, ma non andiamo sul personale, diciamo. Ma non andiamo sul personale, se vengo toccato sul personale mi sono sul personale. Altra domanda. La conseguenza di quello che tu hai detto è che siccome non ci devono essere limiti, se una lesbica ti dice no guarda io sono lesbica e quindi non hai sono stato letto con una lesbica, che problema c'è?
Adesso ti risponderei. Io direi di sentire lui. Ma nel libero scambio fra due esseri umani consenzienti, mi spieghi qual è il problema? Possibile che una definizione debba essere superiore alla libertà di azione? Ma è duro di andare a letto con le lesbiche, è il loro sogno. Scusa, al di là delle battute, ci tengo. Può essere che una definizione sia prioritaria rispetto alla libera interazione fra esseri umani? A me questo sembra l'assurdo nel 2014. È assurdo attaccarsi a una parola. C'è anche di donne. Sì. Facciamo rispondere le donne, magari? Ma io sono lesbica e preferisco che lui non parli a nome mio. Cioè, ma non parlo a nome tuo, parlo... No, però dici, perché non ha parlato? Perché non ha coinvolto? Ho fatto un'osservazione sulla comunicazione. E sono contenta, non è una verità. È stato un lungo lavoro del lesbismo. Riuscire a capire che quando si parlava di omosessualità o di gay, dovevano spezzare, spostare, non parlare anche a nome nostro, come noi non parliamo, le lesbiche non parlano a nome dei trans e dei transgender. Questo non è però, è in parte un po', devo riconoscere un po' anche da parte, non è merito della filosofia queer, è merito comunque del femminismo, del lavoro che hanno fatto all'interno dei movimenti omosessuali, delle discussioni, certo, grazie anche al queer del lavoro di decostruzione della sessualità e delle diverse istanze. Tuttavia io non vorrei entrare nei meandri del libero scambio di corpi e della ricerca del desiderio, perché è finita questa, sinceramente io sono molto stanca. Anch'io sono stata a letto con un uomo e mi definisco in quanto tale lesbica e non ho mai avuto un momento di defiance perché c'è anche tutto un discorso più complesso sulla sessualità e sull'omoaffettività che adesso sulla scelta, per carità, no, ti prego. Direi di non entrarci. Solamente. Tuttavia non ho raggiunto l'orgasmo e io ci voglio. Tuttavia io ci volevo proprio provare perché la condizione in cui una lesbica e forse anche un gay, non parlo a nome vostro, è riuscire a capire se veramente, cazzo, sono lesbica veramente, perché questo ti mette in condizione l'eterosessualità obbligatoria per essere sicura veramente se sono lesbica o no. Questo è un dramma personale che sto mettendo in questo punto. Poi. Però no, siamo in seconda fase. Lui forse sì, non mi ricordo neanche perché non ho guardato. Però io direi di andare avanti e sentire lui. Sì, no, tre big news, cerco di dirle cose, no, brevissime. La prima è questa, sono molto contento che Christian abbia citato il fatto che la teoria queer viene adottata, secondo me, come antidoto a una certa normalizzazione, soprattutto del mondo gay. E io credo che su questo tu abbia molto ragione, credo che sia abbastanza vera questa cosa. Credo, per quello che io, il mio punto di osservazione, non sono uno studioso, non sono un filosofo, sono un impiegato e un attivista quando c'ho tempo. Però io vedo molte persone, soprattutto tra i più giovani, devo dire, che adottano, come dire, la teoria queer, ma senza sapere esattamente che cosa dice, ma perché gli pare una cosa più rivoluzionaria. Cioè, un po' con lo stesso spirito con cui appunto nel 68, nel 69, 70 gli omofili divennero i vecchi e i gay divennero i moderni. Però spesso mi sono trovato a parlare con alcuni di loro, mi sembra che non sappiano molto di quello che dice la teoria queer, sinceramente, e che abbiano piuttosto le idee confuse in questo campo. Un'altra osservazione, dentro la queer theory però mi sembra che ci sia uno spunto piuttosto interessante su cui vorrei sapere, Giovanni, se tu che cosa hai da dire su questo, ovvero che è l'antibinarismo. L'antibinarismo significa il riconoscimento, no, del fatto che esiste, cioè torniamo a Kinsey addirittura, no? Non ci sono due posizioni, ma potrebbero esserci delle sfumature. L'antibinarismo non si riferisce all'orientamento. Sì, no, però rispetto alle sessualità, all'orientamento. Si riferisce ai geni, non alle sessualità.
Anche su questo, certo, di genere, di orientamenti, comunque orientamento non sono abbastanza, ho capito, però non la, non la metto sul piano filosofico, Giovanni, cioè c'è una forte polemica da questo punto di vista che viene portata contro il fatto che comunque la tendenza a schematizzare, a dividere in due campi, no, probabilmente non ha portato delle conseguenze così positive. La terza è una sollecitazione che vi vorrei fare, perché mi sembra uno spunto parzialmente correlato, forse solo parzialmente, ma interessante. Noi siamo qui a discutere della queer theory e intanto là fuori succedono cose, a mio parere, quelle sì veramente aberranti, tipo filosofi che si definiscono marxisti, ok, parlo di Diego Fusaro, che scrivono robe del tipo che, visto che la liberazione sessuale è stata l'arma che il capitalismo ha utilizzato per distruggere le strutture tradizionali e arrivare alla completa dominazione del mondo, noi in quanto comunisti dobbiamo appoggiare il ritorno alle pratiche tradizionali, al patriarcato, ricostruire la famiglia, togliere i diritti ai gay, e in base a questo c'è della gente, io vi invito ad andare a leggere sui diari, su Facebook, di alcuni comunisti, ma comunisti di quelli impegnati, di tanti eccetera, che appoggiano Putin e le sue leggi, ragazzi, cioè questo sta succedendo, altro che gloria queer. Allora, c'è un aspetto interessante nel mi vedevo dei segni, dobbiamo chiudere? No, io volevo. Ah, volevi fare una domanda, tesoro. Cerco di essere rapido. C'è una cosa interessante in quello che dici, perché una cosa è discutere di teoria più con delle leggi di Judith Butler, una cosa è discutere di teoria più quando parli dei ragazzini dei gruppi antagonisti. Nella misura in cui queer per loro significa una forma di radicalismo gay, mi va anche bene come uso. Persino Richard Norton, che è l'unico che io conosco che si definisce essenzialista, poi scrive queering da scrittore più digitale. Per cui se ha un uso sicuramente linguistico, semantico, le parole, come diceva Einstein, sono semplicemente dei cartellini che si appendono su dei cappotti che lasci al guardaroba. Non c'è un rapporto essenziale tra cappotto e cartellino, è un rapporto puramente arbitrario. L'importante è capirsi, l'importante è usare gli stessi cartellini, altrimenti, vabbè, siamo per la tangente. Invece è diversa la questione di Fusaro, che io veramente credo fosse un fascista, ma va bene, è uno dei prodotti, una delle gemme di Casa Pound, di questa riscoperta di Gramsci da parte di Casa Pound, perché, e qui so che lui sicuramente non è d'accordo, io leggo la queer theory come una produzione del pensiero neocons, o meglio, di quel pensiero postmodernista di cui sia il pensiero neocons, sia Berlusconi, sia la queer theory sono tutti. In realtà qui c'è da parlare un'intera sera, nel senso che, ok, però mi permetto di suggerire le riflessioni di questo manifesto del nuovo realismo di Maurizio Ferrara, che pone esattamente queste domande. Ferrari, scusa. Che pone le domande che non è assolutamente il caso che questa sera poniamo, se no finiamo. Però la mia analisi è che definirsi qui non è necessariamente indicativo di posizioni più aperte, così come definirsi militante gay, non è io giudico dai fatti. La domanda che faccio ai queer è: nel momento in cui le tue posizioni combaciano con quelle della destra, il matrimonio no perché è eteronormativo, l'identità no perché è eteronormativa, no, sei d'accordo con i cattolici, chiediamoci se sei veramente di sinistra. ma la sistema sono di sinistra, ma io non mi caricavo proprio sì. Guarda, anch'io sono un po' stanco, però effettivamente al di là dei pippotti più o meno teorici, no? Tu mi pare di capire stigmatizzi un po' questa specie di lassismo, prendi un po' in giro questa idea così. Sì, io sono contro lassismo. No, stigmatizzi questa idea di lassismo, per cui ad esempio
definirsi queer così tanto perché fa figo, non impegna, diciamo così, la responsabilizza. Perché io sono contro, perché così, perché voilà. Cioè, diciamo che di fatto in questo, nel contesto quotidiano nel quale noi viviamo, in cui non ci sono tutti intellettuali o storici o militanti, eccetera, e in cui esiste un sistema di mercato, esistono dei media, esiste tutto un lavoro che attualmente il capitalismo sta facendo sulla identità, o meglio sulla diversità, insomma una specie di... un sociologo che si chiama Sennett la chiama la erosione del carattere, no? Cioè questi elementi un po' così fluidi, io francamente li leggo in maniera un po' più laica, credo, cioè ritengo che siano un elemento, un portato sul quale noi abbiamo a che fare, e non me la sento neanche di fare particolare ironia, perché è l'effettività, è la realtà nella quale noi viviamo. Cioè oggi siamo sicuramente meno legati a delle forme di appartenenza identitaria, che siano quelle della nostra professione, che siano quelle della nostra cultura di origine, della nostra religione, eccetera eccetera, di quanto non fossimo tanti anni fa. Oggi chi è che sarebbe disposto a morire per difendere il proprio onore, per esempio? Eppure l'onore è stato un elemento chiave, decisivo, per decidere della vita e della morte degli individui. Veramente un dato onore si ammazzavano le figlie, no? No, anche il proprio onore era un elemento estremamente importante. Vabbè. Chi è che oggi mette sulla porta di casa sua ragionier Pinco Pallino? Cioè, chi è che si identifica così tanto nel lavoro che fa da portare prima avanti quello che lui fa come mestiere e poi il proprio vissuto, la propria particolarità, eccetera eccetera? Io penso che oggi le appartenenze in generale, e quindi anche le militanze, venendo all'ambito politico, siano meno forti, siano dei legami più deboli. E da questo punto di vista io ritengo che debbano essere né stigmatizzate e neanche esaltate. Cioè io non sono né per l'esaltazione di questa fluidità, né per una stigmatizzazione un po' così della serie ah vabbè ma tanto non capiscono il caso. Cioè io penso che di queste cose vada preso atto, e semmai bisognerebbe arretrare con una critica un po' più verso i presupposti, cioè verso quelle basi, se vogliamo anche materiali e ideologiche, che hanno condotto a questa situazione. Ma non mi sentirei di accusare, di criticare in nome poi di che cosa? Di quale grande storia del movimento gay italiano non ne parliamo proprio, perché volendo dire proprio così, en passant, siamo alla fine quasi, insomma, siamo nel 2014 e il movimento gay ufficiale non ha conseguito uno straccio di riconoscimento. No, invece il movimento antagonista ha ottenuto. Quantomeno non ha investito politicamente su un connubio. Questo è quello che penso. Quantomeno non ha investito politicamente in un connubio che con determinate forze politiche che di fatto ci hanno sempre chiuso le porte in faccia. Questo è un elemento, diciamo, da registrare. E l'esasperazione, la stanchezza del nostro movimento è dovuta, secondo me, anche all'esserci fossilizzati su un'agenda politica monotematica come quella del matrimonio, rispetto alla quale io non ho una particolare avversità, francamente. Però io penso che uno degli atti etici, prima ancora che politici, che una persona debba compiere, sia quello di lottare per quello in cui crede, per quello in cui effettivamente ritiene che ci sia un effettivo progresso della società. E questo io non lo vedo. Allora, Giulia voleva chiedere qualcosa, e poi lui, e poi in fondo. Dica. Non volevo tanto chiedere, volevo fare anche una considerazione. Sì. Cioè, io, vabbè, sto tra virgolette dalla parte di Cristian, con una critica, cioè che ti
chiedo di fare, tu parla, io credo che questo linguaggio sia proprio difficile. Cioè, o uno è attivista, o uno è filosofo, o se no, tendenzialmente non capisce veramente tutto. E questo io, cioè, come dire, stasera me l'hai anche un po' spiegato, come dire, va bene che studi di genere non ci sono in università, lo so bene, però, come dire, volevo un pochino, tanto dire che io non ho capito tanto il discorso storico questa sera, così rimarcato, e parlo da storica, tra l'altro. Che cosa, diciamo, qual era l'obiettivo. D'altra parte io penso questo, un conto è parlare di una corrente filosofica, un conto è quello che a me interessava capire era l'applicabilità in politica, cioè sono due cose un po' diverse. Quello che io penso, Giovanni, che, come dire, il queer non voglia dire che gli omosessuali non esistono. Come no? Cioè, Sì. È un discorso, sì. Esistono come pura convenzione sociale, come sì, pura sì, costruzione io sociale. Allora, io filosoficamente sono d'accordo. Quello che dico è, cioè, non è che la Butler, che sia una costruzione, cioè, non che l'omosessualità sia una costruzione sociale, ma che il genere, sì. Claro che il genere non è l'omosessualità, non cominciamo a confondere, per favore. Butler e Panagia sono delle cose diverse. Va bene. Il genere, il binarismo, cioè io sono per la decostruzione perché penso che sia una pratica libertaria in generale. Ora, che poi questa riflessione filosofica abbia un'applicazione politica, cioè io ero più questo che volevo capire, perché invece a me pare che sia la storia delle quote rosa, cioè in Italia abbiamo bisogno delle quote rosa o si possono saltare. È quello che dicevi tu, cioè il movimento gay, lesbico, trans, intersessuale, cioè perché col queer non può saltare un passaggio? Io in questo ci credo, cioè intanto è, come dire, io sono d'accordo su togliere queste categorie infinite. Ma politicamente vuol dire l'annullamento totale? Però Patria non dice cioè, questa cosa. Scusami, come facciamo a chiedere i diritti gay se non esistono i gay? Come facciamo? L'identità è l'attaccapanni a cui appendi una serie. Il diritto innanzitutto per tutti di vivere al di fuori di un'identità data. Cioè è di vivere al di fuori di un'identità. Noi che siamo umani, tu ce li hai già tutti, ma noi non ce li abbiamo. No, beh, che poi ce li abbiano tutti, cioè, come dire, la società impone grosse etichette, la donna etero deve essere così, voglio dire, ne abbiamo parlato all'infinito, no? Ma poi le donne cosa vogliono? Gli amici comandano loro, adesso cosa vogliono anche? No? Le sedi con il Parlamento? A me sembrate vittima di un TV del Tingola. Allora tocca a lui, diciamo un attimo, sentiamo, tu sei Emanuele. Allora, io volevo fare solo un'osservazione. Allora, quando ho sentito la prima volta la parola queer, io non ho letto i testi, che non conosco, ma nessuno li ha letti questo canto. È stato il corso dell'Arcigay, gruppo scuola, dove quando si parlasse ha fatto una lettura di Milano, una tutta una serie di catalogazioni. Emotivamente mi era detto meno male che esiste il queer, perché avevo tutto questo carico di rank che mi stava mettendo un'ansia che non finiva più. Stavo perdendo la testa proprio emotivamente di fronte a questa cosa, non sapendo cosa significa però il concetto di queer. L'altra, però, detto questo, io sono d'accordo con una cosa che tu hai detto, che è molto vera, se l'ho capita bene, cioè che una volta l'identificazione. Se parlate come mangiasse, magari l'identificazione in un gruppo poi può anche essere a un certo punto anche soffocante, nel senso che poi però deve uscire anche l'individuo con tutte le altre sue caratteristiche, cioè perché ti identifichi non la potrebbe assolutamente seguire. Io tanto provo anche questa cosa. E su questo sono, cioè, umanamente non posso che essere d'accordo. L'importante secondo me è riuscire però dentro a una società che anch'io condivido, per fortuna i simboli li ha un po' anche decantati come valori, una volta che c'è l'abbigliamento scena HM non è più un simbolo del palestinese, va bene, ma per fortuna, perché non c'è più questa carica di aggressività di quel simbolo, però dei pilastri bisogna mantenerli. Secondo me l'obiettivo della ricerca è riuscire a sì decantare certe tensioni, però anche mantenere alcuni pilastri molto chiari. E
nei pilastri, e secondo me è tutto un discorso in divenire questo, cioè non è che siamo, non dobbiamo né secondo me arroccarci troppo a dei costrutti passati per la paura della perdita di identità, perché è lo stesso discorso che succede anche in altri settori come ambito marxista eccetera. E tra parentesi voglio dire che esistono alcuni pochi che si definiscono marxisti ranzingeriani, quindi su questa cosa siamo... Questa è nuova, No, esistono, pochini, secondo me, punta di vista, ma esistono. E beh, però... I già li capisco di più. Ah, sì, e poi razzisti, insomma. Ecco, e, questa, e dall'altra parte però, perché poi l'eccessivo rigidismo è anche una contrapposizione a un'eccessiva concezione di società liquida sulle più pericoli, anche io come ci sottoscrivo totalmente. Vabbè, abbiamo lui e poi lui. Ah, lui, giusto? Avevi, Valerio, avevi qualche domanda? Sì, sì, sì. Però poi chiudiamo perché io. È lui, io per essendo del gruppo scuola della Civica di Milano, sono formato e tanto gli insegnanti, lascio andare avanti volentieri gli altri perché mi ha formazione professionale, però. Dopo sentiamo, però lui l'aveva lanciata un bel po' di tempo fa, Valerio. Anche io faccio parte del gruppo scuola della Cica, quindi abbiamo No, penso che sia molto importante il lavoro storico che ha fatto Giovanni, perché permette di uscire dalla filosofia un po' astratta in cui qui ci ha piombato in questi ultimi tempi, ha una visione concreta di vari modelli che direttamente comunque alla fine interagiscono tra loro e qualche modello poi avanza rispetto a un altro. Io devo dire, ho fatto parte di attività politica e qui è sempre stato messo da parte, perché nella mia attività politica in un collettivo, nel collettivo Tabù, che vabbè, c'era il tempo, insomma, tu ti ricordi. non perché fossimo, se una persona voleva definirsi individualmente come queer, benissimo. Dopodiché, per rivendicare dei diritti, hai bisogno anche di un'identità politica, no? Sennò cioè non esisterebbero i comunisti, i liberali, cioè è chiaro che c'è bisogno di un'identità di riferimento. Non puoi andare da una persona comune e dire no, cioè, la sessualità è fluida, l'omosessualità non esiste, giustamente la persona comune dice poi che cazzo vuoi? Quindi, ecco, scusate, mi sono dato questo termine. Sono un po' dubbio invece sul discorso che facevi tu Giovanni sulla modernità. Secondo me esiste un concetto di modernità, il fatto che il ragazzo camerunense abbia la madre che vive nel villaggio in mezzo alla foresta e lui lavori magari per una multinazionale americana e apre il computer e su cui si vede i video di Rihanna è una caratteristica del capitalismo, no? Sappiamo, cioè, adesso riesumerò. Sto dicendo la stessa cosa, ho detto che ci sono diversi modi di essere moderno. No, sto dicendo che il capitalismo porta, con lo sviluppo disuguale combinato, può portare in dei paesi in cui magari ci sono elementi di arretratezza, non so, il feudalesimo o quant'altro, degli elementi invece di grande avanzamento. Per dire, se ci sono i sindacati in Bangladesh, ci sono perché ci sono le industrie occidentali che producono, prima non c'erano i sindacati, cioè questo l'elemento di modernità del, cioè non è una cosa limitata al gay newyorkese, però il locale gay, cioè, la chat. Senti, io penso che tu una visione del marxismo lievemente di no, sì. Non cominciamo che sennò qua non pigliamo più. Cioè, c'è modernità, cioè la modernità secondo me insomma è un prodotto anche del capitalismo in quanto tale, del capitalismo in quanto tale va anche riconosciuto. L'ultima cosa, io ho assistito a una presentazione del libro di Bernini al Festival delle Donne qualche settimana fa a Zam, con tutta l'intenzione di andare lì e comprare il suo libro anche se non sono mai stato d'accordo, però c'è una frase che lui ha detto che mi ha molto colpito tra le varie cose che ha detto, che mi ha fatto desistere da comprare il suo libro alla fine, è che fondamentalmente non esiste, non è stata chiarita la fonte di questo pensiero qui. Lui ha detto esattamente, cioè ha detto questa cosa, lo dico così per rendere giustizia, non alterare le sue parole, comunque rendere giustizia. Da dove si è partito l'origine? Cioè dov'è la fonte, il metodo di analisi della teoria qui è abbastanza vago. Infatti io mi stupisco che una persona che si definisce marxista, insomma, faccio riferimento a un'idea che è un po', cioè a una filosofia che è piuttosto idealistica, ecco. Come tutto il postmodernismo, insomma. Vuoi rispondere a questa ultima domanda e poi chiudiamo, facciamo un punto. Allora, mi
dispiace però è estremamente poco elegante, però io ho tentato con Elisa Fili di dare di fare una sorta di riferimento ad alcune fonti storiche e diciamo, teoriche della cosiddetta teoria queer. E dal mio punto di vista non è tanto difficile ritrovarle. Cioè, io ritengo innanzitutto che dal punto di vista teorico gli studi queer siano un elemento del maxi calderone degli studi culturali, okay? Quindi una corrente di pensiero che sorge diciamo, negli anni 50 esattamente a Birmingham, in un istituto in cui alcuni storici, per esempio Thompson piuttosto che Williams e altri, fondano una traducendo diciamo così in termini eterodossi alcuni elementi del marxismo di Gramsci, e poi via via si sono evoluti in maniera più complessa, hanno fondato un indirizzo di studi della cultura delle società industriali, e da lì poi ci sono state diverse trasformazioni, c'è stata l'irruzione dei movimenti, delle identità all'interno di questo calderone degli studi culturali. Uno degli elementi, questo te la sto facendo molto semplice, è stato il nodo della sessualità, da cui studi gay e lesbici e poi insieme studi. La seconda fonte della queer è una fonte extrateorica ed è esattamente la crisi dell'AIDS, che è scoppiata all'inizio degli anni 80. La crisi dell'AIDS, almeno nella ricostruzione che noi vediamo, sì. È stato il momento in cui si sono rotte, per certi versi, anche alcune facili e, se vogliamo, consolatorie barriere all'interno delle comunità gay, lesbiche, transgender, eccetera, eccetera, perché si vedeva che c'era un attacco frontale nei confronti delle diversità sessuali, che utilizzava la stigmatizzazione della malattia come elemento per disumanizzare le persone e per trattarle come meno che esseri umani. Questa è stata la fonte extrateorica, se vogliamo, storica, politica, della nascita dei primi gruppi dell'attivismo queer nel mondo, ACT UP e altre situazioni del genere. Per cui, per quanto mi riguarda, la risposta è anche abbastanza banale. C'è una fonte extrateorica e una fonte teorica, che è quella degli studi culturali. Prima lui, perché sennò poi ce la faccio. Io direi che anche sia l'ultimo. Vai. No, a me interessa la domanda. Alza la voce. Mi interessava chiedere a Giovanni, anche a Cristian, no? Soprattutto Giovanni, se questo senso di allarme di fronte alla... Io percepisco un grande senso di allarme quando parli della queer theory, cioè attacco alla queer theory, e effettivamente di recente stavo preparando un intervento sulle sentinelle in piedi e mi sono interrogato un po' sull'etichetta, secondo me molto efficace, che hanno trovato loro per attaccarci, che è quella dell'ideologia del gender. Sì. E volevo capire se anche l'urgenza con la quale in qualche modo attacca la queer theory è anche dettata da questo. Secondo me questa etichetta ideologia del gender, che veramente, che poi ha un non senso, perché in teoria gender studies, ma anche queer theory, sono assolutamente ideologiche. Tutto il contrario, e però sta di fatto che in qualche modo viene sia percepito in qualche modo ideologicamente il sistema di studi della teoria, e quindi volevo capire se appunto questo grande sospetto deriva anche proprio da questi esempi concreti di come poi nel politico queer è pericoloso, ovviamente. Per quanto Giovanni, personalmente non posso essere brevissimo, però la risposta alla tua seconda domanda è no, non c'è nessun rapporto tra le due cose, perché quella che le sentinelle in piedi chiamano la teoria del genere è una roba che si sono inventati loro, è una per cui persino uno caino come me con la teoria queer deve dire che non, la teoria queer è quello che loro presentano come la teoria, è una caricatura che non ha nessun elemento in comune, quindi assolutamente no. Il mio senso di urgenza nasce dal fatto che, ripeto, la gente le cose queer non le legge, perché se le leggesse non sarebbe queer. Dovendomi sciroppare
ma letteralmente cataste di robe queer, ho trovato che siamo arrivati agli estremi limiti del delirio dell'autoreferenzialità di questi accademici, al non senso, all'incapacità di definire che cosa è giusto e sbagliato, cos'è bene e cos'è male, perché non esiste il bene, non esiste il male, non esiste il giusto, non esiste il vero, non esiste il falso, non esistono fatti, esistono solo interpretazioni, diceva Nietzsche, uno dei papà sia del nazismo che della teoria queer. Heidegger e Nietzsche, come è diventata attraverso Derrida, non esistono fatti, esistono solo narrazioni. Per cui io mi trovo ste pippone che mi ripetete tutto è narrazione. Allora, in base a quali criteri io posso dire che è oggettivamente male stuprare un bambino? Se sono tutti discorsi e tutti i discorsi hanno uguale validità, perché sono tutte narrazioni, su che cosa baso le mie scelte morali? Arrivati a questo punto, secondo me siamo arrivati a un punto di non ritorno, perché come punti di uscita è soltanto il culto del Führer, che è esattamente il punto cui portò la prima volta il nazismo, l'elan vitale di questo, cioè a furia di distrutturare, come fece Nietzsche, hai come unica risorsa il culto del Führer, che sia il Führer, il Duce, che sia Michel Foucault, che sia già Judith Butler, alla fine fa lo stesso, perché la verità si ha leggendo i testi del capo, perché non esiste un criterio oggettivo. Io sembra un Movimento 5 Stelle. Sembra un Movimento 5 Stelle. Anche io avevo portato, non c'è tanto il tempo di leggere, una cosa, Bruno Latour, lo conoscete, è un epistemologo, ha sostenuto per 30 anni che la verità scientifica non esiste, esistono solo affermazioni che dichiarano di essere una verità scientifica. Bruno Latour si è svegliato una mattina e ha deciso che il riscaldamento globale era un dato scientifico oggettivo, gravissimo, e si è visto rimbeccare con affermazioni di personaggi della destra americana che dicevano che il riscaldamento globale non è un fatto, è un'opinione scientifica. E Bruno Latour si ha scritto un pippone per dire come è possibile che le cose che abbiamo costruito per dare maggiore verità e giustizia al mondo adesso ci vengono ritorte in volto. Dice una frase bellissima: non intendevamo dire quello che abbiamo detto. Dopodiché risolve dicendo che questo errore della destra è dovuto al fatto che non si è letta con sufficiente attenzione Heidegger, che faceva una distinzione tra fatto e Gegenstand, e una più chiara. Questa cosa avrei permesso. La mia urgenza nasce da questo: quando una teoria non ti permette più di capire che cosa è giusto e cosa è sbagliato, è finita contro un muro. Ci sarebbe veramente... Ci sarebbe di... Però direi di chiudere. Sì, chiudiamo perché... Allora, soltanto dire alcune proprio brevissime cose. Come dire... La trave intesa come non la trave, la travesta, ma la trave. Se vogliamo fare un discorso, come dire, che identifica la teoria queer con per esempio con figure come Derrida, per le quali io ho nutrito una venerazione, non a caso, perché ritengo che sia uno dei migliori filosofi del XX secolo. Ok, i fascisti la trave rispetto alla quale è andata a scontrarsi a un certo punto Derrida è stata proprio effettivamente questa necessità di una fondazione etica nel momento in cui non esiste un sostrato, diciamo, nell'epoca post-metafisica. Sono ormai direi almeno 20 anni che l'interrogazione di chi ha studiato e ha lavorato nell'ambito della decostruzione mira proprio a ragionare sull'etica, per cui direi che non è, come dire, un elemento che ci sia sfuggito, è un elemento sul quale... C'è una enorme... Ma costruire cosa avete costruito? Magari la prossima volta ti racconto che cosa è stato costruito. Ti potrei parlare di testi come Politiche dell'amicizia, per esempio, in verità, che fonda tutta un'idea di etica e di politica che ha molto a che fare anche con l'ultimo futuro. Ma non è l'oggetto della discussione di oggi.
e ripeto, si tratta di, anche qui, non dobbiamo schiacciare necessariamente un percorso come se fosse tutto avvenuto oggi. La grammatologia è stata scritta nel 68, politica dell'amicizia è stata scritta nel 68. Rispetto alla questione dell'ideologia del genere, io vorrei fare soltanto un appunto, ma giusto così, tecnico. Quello che mi ha stupito di questo discorso è il rovesciamento del concetto di ideologia, nel senso che in una, nella definizione, diciamo, marxiana di ideologia tedesca, l'ideologia è quel tentativo di rendere naturale ciò che è storico, no? Questa è la mossa ideologica per eccellenza, è quello di trasformare una cosa storica, venderla, spacciata come una cosa naturale. Quello che fa invece diciamo questi reazionari è esattamente il contrario, cioè loro ritengono che l'ideologia sia una maniera per travisare la verità naturale, no? È proprio il concetto è esattamente l'opposto del concetto, se vogliamo dire, autentico, o comunque del concetto marxiano, quantomeno di ideologia. Anche quello, il concetto di ideologia, ha avuto tante di fatto c'è stato un capovolgimento totale, cioè l'ideologia era una critica.